Ciao ragazzi, oggi voglio rispondere a una domanda che mi è stata fatta penso almeno un milione di volte sotto i miei video. È quello: ma la compressione di un certo tipo, in special modo quella molto cattiva, la saturazione, quella molto cattiva, va fatta in parallelo o in insert? E la risposta è più che scontata: dipende ragazzi, perché prima di fare questa domanda dobbiamo capire perché alcuni trattamenti li facciamo in parallelo e perché altri li facciamo in insert. Partiamo dal trattamento parallelo. Perché facciamo un trattamento parallelo? Facciamo un trattamento parallelo perché, almeno io, voglio preservare delle caratteristiche del suono che sto trattando. Faccio un esempio di una voce. Se ho una voce che a livello dinamico è ok e anche a livello tonale non è malissimo, e però non emerge dal mix, se non voglio esagerare e voglio aggiungergli un ulteriore carattere, però voglio mantenere la dinamica e la dimensionalità del suono, cosa faccio? Vado ad aggiungere alla voce quello che non ha. Quindi evito magari di comprimerla troppo, di saturarla troppo per farla uscire da mix, cosa che si può fare, perché comunque io potrei comprimerla, saturarla, però di conseguenza diminuisce la dinamica, diminuisce la sensazione di dimensionalità e di naturalezza. Quindi cosa faccio? Vado a fare il trattamento parallelo, che mi permette di comprimere e saturare quanto voglio, perché il trattamento parallelo poi mi permette di aggiungere la giusta dose di carattere o di compressione o di RMS che manca alla voce. Quindi faccio questo sulla voce quando voglio, tra virgolette, mantenere alcune caratteristiche del suono che sto trattando, ma aggiungerne delle altre. Quando in insert? In insert quando voglio mutare, tra virgolette, voglio cambiare alcune caratteristiche del suono. Una voce troppo muddy, troppo fangosa, allora a quel punto faccio un'equalizzazione in insert. Una voce con degli sbalzi dinamici esagerati, a quel punto faccio una compressione in insert, magari anche accompagnata da un trattamento parallelo. Ma in questo caso lavoro in insert perché voglio cambiare, sempre rimanendo comunque in una sfera naturale, no? Senza, come dire, distruggere il suono o cambiare i connotati, il tono del suono che sto trattando. Sperando ragazzi di esservi stato utile, vi ringrazio di cuore perché la pagina Instagram sta volando, siamo davvero tantissimi, anche il canale YouTube sta andando veramente bene, quindi vi ringrazio tutti per il supporto, i complimenti che mi fate, e grazie a tutti. Ne approfitto per ricordarvi che se volete trovare altri contenuti come questi potete seguirmi sulla mia pagina Instagram o sul mio canale YouTube. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo vlog. Ciao a tutti!